Ieri, vista la vittoria di Biella sull'Eurobasket, era un giorno speciale, ma oggi lo è di più. Ed ora anche questo possiamo affermarlo con decisione e fierezza. L'Allianz Pazienza Cestistica San Severo ai play-off del secondo campionato nazionale di pallacanestro. I terribili ragazzi di Luca Beghi si impongono su Trapani 7-9 a 7-1 e raggiungono un obiettivo storico. Un traguardo, ci sentiamo di dirlo, ineguagliabile sia per la cestistica ma anche, con un pizzico di orgoglio, una pagina bella e pulita della nostra amata città di San Severo. Commentiamo questo traguardo con il consigliere Gigi Damone e con l'head coach Luca Becchi. Consigliere Damone, parola a lei. E innanzitutto ringrazio il presidente Ciavarella che mi ha dato questa opportunità di commentare in un momento storico e favorevole una bella favola, perché quella che abbiamo vissuto quest'anno è stata una storia fatta di tante cose belle. Innanzitutto il culto del lavoro, il culto dell'amicizia, dell'aiuto reciproco che si vede in campo e fuori, e un gruppo di ragazzi belli, puliti, educati, mai sopra le righe, davvero un gruppo che ti apre il cuore. Io come genitore vedo in molti di questi ragazzi che hanno l'età dei miei figli hanno poco più di 20 anni, e in molti di loro rivedo appunto con orgoglio una gioventù che si dedica, che nonostante il lockdown, nonostante i brutti momenti che stiamo vivendo a livello globale, e qui Luca ha un pezzo del suo cuore a Mariupol, nonostante le difficoltà siamo veramente, veramente contenti di aver scelto uno staff guidato da un condottiero, sta qui, non posso fargli troppi complimenti, sennò poi ci chiede un aumento troppo alto nell'eventuale rinnovo. E è stata una stagione bellissima e anche, come giustamente dicevi tu, la vittoria di questa sera, nonostante avessimo già conquistato i playoff, testimonia lo spirito sportivo vero di questi ragazzi che non mollano mai, mettono in campo tutto il loro impegno, tutti i loro valori e tutte le loro qualità, che sono innanzitutto umane, prima che sportive. Quindi ringrazio tutti, ringrazio la società, ringrazio gli sponsor, i soci sostenitori, i tifosi, ma innanzitutto la comunità di San Severo, che piano piano ha imparato ad apprezzare questo gruppo, ha capito questo progetto Becchi, perché all'inizio molti mi chiedevano ma perché, ma per come. Io dicevo ragazzi, ma il progetto è il progetto Becchi, quindi Becchi ha un'idea di basket e in base a quell'idea ha modellato una sua squadra. Quindi io non so perché non abbiamo un pivot di 6 metri o non abbiamo un playmaker di 8 metri. Lo vedremo strada facendo. E la testardaggine e la competenza di quest'uomo alla mia sinistra, dedito al lavoro e dedito alla passione del basket, ha entusiasmato una città che stasera era tutta con noi a cantare, nonostante un weekend primaverile forse il primo, un ponte primaverile forse il primo che poteva spingerci fuori, un risultato che non era determinante per questioni sportive, però un affetto e anche la voglia di una città, di una comunità, perché Luca sa che io sono monomaniacale su questo, una città che ha bisogno di buoni esempi, di buone pratiche e di... Anche per questo con Luca stiamo già cominciando, già ha fatto un'iniziativa sulle scuole, che speriamo anche l'anno prossimo, quest'anno ne faremo altre, di portare questi buoni esempi anche nelle scuole medie, nelle scuole superiori, appunto i valori del lavoro, la competizione sana, la meritocrazia, la dedizione a un gruppo e la voglia di far crescere una comunità che è la squadra di basket, ma è una comunità anche più ampia, rappresenti un'alternativa a quello che purtroppo spesso si vive nelle nostre realtà. Quindi io sono felice di essere qui stasera, perché è veramente una pagina storica, è il punto più alto mai raggiunto da questo sport, che è lo sport più popolare qui, e Luca penso che se ne è accorto per le pressioni e per l'affetto che i sanseveresi dimostrano quotidianamente a tutti i nostri alfieri, a tutti i nostri rappresentanti. Forse mi sono dilungato. Consentiamone, abbiamo ancora due domande. Luca Ficucello del Corriere di San Severo. Gigi, buonasera. Ciao, io ti do del tu perché ci conosciamo da una vita. Lo danno tutti, quindi ci manca. Tu più di tutti. Troppo buono. E hai fatto un'osservazione stupenda. Questa realtà, questa società, questa squadra, questo fenomeno deve
non può, deve diventare un traino, deve diventare lo specchio di questa realtà. Per cui il vostro impegno, noi nel nostro piccolo cerchiamo di divulgare il buono che state facendo come staff, come società, come giocatori, come tutto. Però non vi dovete fermare, a prescindere da quali potranno essere i risultati di qui a venire. Ma in questo momento è importante che la comunità, con la C maiuscola, venga coinvolta. Quindi io ti chiederei, sono prossime queste iniziative? Hai già fatto cenno a qualcosa con le scuole, ed è fondamentale, le scuole sono fondamentali, ma c'è qualcos'altro che avete cantierizzato? Sì, allora diciamo che grazie. Appunto, grazie a te Luca. Venerdì. Grazie a te. Venerdì abbiamo un altro evento, uno l'abbiamo già fatto e Luca è rimasto entusiasta perché poi chiaramente abbiamo questi bei ragazzi che vanno nelle scuole, quindi diciamo anche le ragazze sono molto partecipi all'evento sportivo, quindi penso Goze, penso Sabin e Pepper sono già andati. Poi la prossima vediamo chi portare, ancora abbiamo deciso, però abbiamo l'accordo di massima con la scuola, aiutami, la scuola media. Con la Petrarca, sì, con la scuola media. Che... Ah, siete già venuti. Sì, 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 da voi siamo già venuti. E quindi andiamo volentieri a consigliare ai ragazzi di fare sport e a trasferire ai ragazzi i valori dello sport, che non sono quelli che... che i ragazzi sono tutti americani, no? Americaneggianti, le shortcut, quindi le scorciatoie non esistono e non esiste pensare di prevaricare gli altri in nessun modo se non con il lavoro, con il rispetto, con la dedizione verso il prossimo, perché così si prende un vantaggio sano e noi vorremmo portare questo messaggio che nel prossimo andremo e sarà piacevole, penso. Assolutamente, diciamo che l'idea è per il prossimo anno, accanto alla questione sportiva della prima squadra, il settore giovanile che è in grande crescita, la Serie D, la salvezza, insomma è una società che sta crescendo. Abbiamo avuto 2 anni di Covid, per cui anche le scuole erano ovviamente inaccessibili, l'anno prossimo speriamo di fare appunto delle visite mirate nelle scuole medie e nelle scuole superiori, grazie anche alla disponibilità di Luca che diciamo, è sempre molto molto attento e molto incline a lavorare con i giovani, ma questo anche per le aziende e anche per altre realtà. Beniamino Pascale del quotidiano L'Attacco per lei. Ciao Beniamino. Avvocato D'Amonio, Gigi... al di là di qualche matrimonio che mi pare di aver capito che potrebbe nascere tra i ragazzi, insomma, la città e qualche ragazza di San Severo, insomma, sì, è chiaro. Sono passati 8 anni da una data che praticamente aveva visto la cestistica resettata. Dopo 8 anni si è playoff, per questo gruppo squadra, per questo gruppo in questo caso della società che ha ripristinato i ponteggi e il cantieri, che cosa vuol dire essere arrivati ai playoff? Beh, diciamo che se andiamo d'accordo con Luca perché abbiamo gli stessi valori, i valori sono quelli della tenacia e della ostinazione, della dedizione alle cose giuste. È chiaro che questo gruppo dirigente ha avuto grandi momenti di difficoltà perché ha perso 2 volte a Montecatini, perché l'anno scorso è retrocesso in un campionato complicato e anche un po' sfortunato, ma siamo gente che non molla mai. È un gruppo di amici, un gruppo di persone che si sa aiutare nei momenti di difficoltà e che diciamo non ha voglia di passare la mano perché è una cosa bella, è una cosa importante, è una cosa che ci appassiona ed è una cosa che ci unisce e ci fa star bene. La cornice di stasera e le emozioni di questa sera ti ripagano per tanti sacrifici e tanti anche momenti di amarezza, ma questa è la vita. Chi diciamo, guarda alla vita con ottimismo e insomma, affidandosi alla provvidenza, per chi come me ci crede profondamente, riesce a guardare anche dei momenti un po' più bui a quello che può nascere. E poi capitano persone come Luca Becchi che ti cambiano una stagione e ti fanno vivere, l'ho detto all'inizio e chiudo con questa frase, un sogno, perché il nostro obiettivo dichiarato con una squadra così giovane era ovviamente una salvezza
con un gioco frizzante, con un gioco veloce, con un gioco entusiasmante, fatto di fisicità e fatto di grande energia. E questa cosa ha consentito a questo gruppo di ragazzi eccezionali di crescere vistosamente. Ho visto degli atleti che sono cresciuti veramente in maniera strabiliante, e devo dire grazie a Luca anche per questo, perché la sua dedizione, la sua capacità di lavorare con i giovani, e so che anche col settore giovanile, diciamo, è nato e verrà ancora più rafforzato una collaborazione osmotica che consentirà appunto di far crescere un progetto, di far crescere una città che ha anche tante altre idee su altri diciamo, aspetti di una società. Grazie consigliere Damone. Grazie a voi. E da lei vogliamo ascoltare il nostro motto, però. Forza nera. Grazie consigliere Damone. Coach, passiamo a lei. Sì. Grazie. Allora, ringrazio l'avvocato delle belle parole, troppo, troppo buono, davvero. In realtà il merito va ai ragazzi che ancora una volta si sono superati. Noi siamo tornati giovedì mattina alle 8 di mattina da una trasferta durissima, ma veramente, per le condizioni logistiche, per il numero delle ore che siamo stati in pullman e per le condizioni fisiche. Io permettetemi di ringraziare tre ragazzi, e non è retorica ma è la verità, che sono tre ragazzi che sono cresciuti qui e dal 16 di agosto ci stanno dando una mano, che magari non faranno giocatori professionisti ma faranno tante altre belle cose, perché sono dei ragazzi in gamba, che sono Simone Minutello, Antonio Miale e Federico Fatone, che oltretutto è esordito giocando a due minuti, e loro ci hanno aiutato a vincere questa partita, perché da giovedì che ci siamo ritrovati in palestra noi eravamo metà squadra. Gabriele Berra non c'era, De Gregori non c'era, Tortù non c'era, Pepper non c'era, ok? Quindi noi Piccoli aveva il mal di schiena, Sabin non stava bene, avete visto, quindi questi tre ragazzi ci hanno aiutato a vincere questa partita, davvero. Io li voglio ringraziare a nome della squadra, perché i ragazzi più grandi, diciamo, sono veramente molto grati a loro. E niente, e cosa dire? Siamo stati un po' più bravi il secondo tempo in difesa, perché il primo tempo Wiggs ci è scappato via due volte, hanno fatto canestri un pochino troppo facili, diciamo. E il secondo tempo siamo tornati a difendere come facciamo sempre, soprattutto facendo le palle recuperate, che è una cosa che noi facciamo quando vinciamo. Facciamo bene quando vinciamo una difesa aggressiva, soprattutto che ha elevato i punti di riferimento a Childs, che credetemi è un signor lungo, un signor giocatore, tutta la squadra l'ha contenuto benissimo. E quindi alla fine abbiamo fatto un po' fatica perché eravamo stanchi. Cioè Dalton Pepper ha veramente alzato il lenzuolo del letto e è venuto a giocare. Ma quindi tutti gli altri, cioè Lorenzo, tutti gli altri, veramente. Io ho insistito molto, io tenevo molto a questa vittoria. Tenevo molto a questa vittoria perché è anche vero che io voglio vincere tutte le partite, quindi non è una novità. Però una cosa è arrivare ai playoff perché gli altri ti fanno un favore. Una cosa è vincere. Quindi noi abbiamo legittimato la nostra presenza, e questa era una cosa sulla quale insistevo molto. Ho detto ai ragazzi ieri sera, in modo anche umano, diciamo, erano contenti, perché comunque è stata una bella soddisfazione. E gli ho detto: state concentrati, mantenete il focus, perché noi
dobbiamo arrivare nella miglior posizione possibile, non arrivare ai playoff. Cioè, una volta che tu hai raggiunto un obiettivo, te devi sempre guardare al prossimo. Non ti puoi mai, non ti devi mai fermare. Devi sempre avere l'ambizione di vincere le partite, di sfidare te stesso ogni giorno e ogni partita. Quindi, caso vuole che dopo una nostra vittoria, in realtà Forlì e Cento, se non sbaglio, hanno perso. Quindi ci sono tre squadre a 30 punti e noi vogliamo giocarcela fino in fondo. L'ottavo posto non ci basta. E tutte e tre le squadre andranno in trasferta. Noi sappiamo di avere una partita tosta, perché comunque c'è Piacenza, ha giocatori di qualità, di valore, però i ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto, cioè vincere oggi per tanti motivi. Vincere perché vinci le difficoltà che hai avuto durante la settimana, vinci perché legittimi i playoff per, con una tua vittoria, e vincere perché appunto vogliamo continuare a crescere e continuare a salire. Quindi dobbiamo vincere la prossima, ma questa è la vita dello sport, la vita del basket, dell'allenatore, ma anche dei giocatori. Per quante partite tu abbia vinto, devi sempre vincere la prossima, e noi andremo a Piacenza per vincere. Beniamino Pascale, del quotidiano L'Attacco. Buonasera coach, complimenti, questo sigillo appena detto con la cera lacca ai playoff, però chiaramente si punta al settimo posto, come ho capito. Chiaramente... Sesto, scusi. Sì. Sesto o settimo. Sì, quindi quello è l'obiettivo. Voglio dire, quindi va bene così, anche perché oggi senza Sabin, De Gregori e Berra, un po' gli americani l'hanno fatti Tortue e Serpilli, però direi che ci sono i 37 punti della panchina. Quindi questo vuol dire ancora una vittoria, un ulteriore sigillo del gruppo? Allora, quando giovedì abbiamo parlato, che eravamo nello spogliatoio, io gli ho detto, io ormai, ahimè, qualche squadra l'ho allenata, ahimè, perché vuol dire che gli anni sono dietro. E non mi sono mai preoccupato quando mancavano gli individui, ma la squadra era sana e coesa. E quindi gli ho detto questa cosa qui, gli ho detto, ragazzi, non importa, noi abbiamo vinto, siamo andati in Supercoppa senza un americano, poi è arrivato, poi se n'è andato, poi aspettavamo Moon, non è arrivato, abbiamo preso un altro. Abbiamo giocato due mesi senza un americano, abbiamo vinto contro Verona senza l'allenatore, abbiamo vinto senza Tortù. Quando c'è una mentalità vincente, l'individuo non conta. Cioè, è importante evidentemente, ma non indispensabile, perché la forza del gruppo supera qualsiasi ostacolo. In una stagione, voglio dire, ci sono mille problemi, mille infortuni, mille situazioni diverse, però come avete visto, se avete notato, noi siamo sempre stati uguali nella vittoria, nella sconfitta. Ma oggi qualcuno si è accorto che mancava Sabin? Sì, però mi sembra che quelli che hanno giocato una partita attenta, determinata, coesa, unita, aiutandosi, difendendo. Quindi questo è sempre stato il nostro credo dal primo giorno, e credo che, scusate il gioco di parole, questa sia l'ennesima dimostrazione. Luca Ficucello, del Corriere di San Severo. Coach, buonasera. Sì. L'ho anche accennato a suo collega poco fa. Io sono convinto che questa partita la si sia vinta sotto le plance, sotto i canestri. Ho visto notevole energia, devo dire Moretti miglioratissimo, convinto dei suoi mezzi, e poi la panchina che ha fatto veramente capire
perché come ha detto lei più volte, tutti sono uguali e nessuno è indispensabile. Sarebbe bello se fosse sempre così, nel senso io personalmente, io quando parlo di metto il pronome singolare, intendo lo staff, è fortunato a avere un gruppo di ragazzi del genere, la società è fortunata a avere un gruppo di ragazzi del genere e la città, perché loro hanno recepito, ma evidentemente perché c'era un terreno fertile, come si fa, e lo fanno. Oggi sapevamo che tecnicamente e tatticamente dovevamo essere pronti dentro l'area, perché, ripeto, c'era il miglior centroamericano del campionato del girone ovest, cioè è verde, e quindi ci siamo impegnati tanto per contenerlo. È chiaro che non puoi annullare un giocatore del genere, lo abbiamo contenuto e siamo stati bravi invece ad attaccare, perché se avete visto, non solo difensivamente siamo stati presenti dentro l'area, ma anche offensivamente abbiamo cercato la penetrazione, abbiamo cercato i tiri da sotto e abbiamo fatto un di necessità virtù, perché quando manca il tuo tiratore principale devi trovare le alternative. E ripeto, è un gruppo molto, molto ricettivo, e quindi anche nella costruzione del game plan, cioè quindi del piano partita, sono ragazzi che sono molto bravi ad aggiustarsi, a capire quello che c'è bisogno a seconda della partita. Non fatemi fare troppi complimenti, perché il campionato non è finito, c'è una partita da vincere, c'è da andare a vedere la classifica dopo la partita di Piacenza, e c'è da sfidare chiunque sarà nei quarti di finale. Ma noi, ripeto, prima pensiamo a vincere a Piacenza. Chi ci incontra non farà una passeggiata, ok? Questo ve lo assicuro. Coach, grazie. Lo dico a lei, ormai. Grazie, coach.